Con 800 lattine in alluminio si fa una bicicletta. Raccolta differenziata. Meno spreco. Meno tasse. Oggi seconda giornata di incontri e dibattiti di Con il Sud, cambiare il futuro, 4 giorni di incontri e 20 dibattiti sulla necessità di cambiare il futuro partendo dal Sud, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del non profit, del mondo economico e culturale e la testimonianza delle buone pratiche europee e progetti dell'Italia. Oggi quarto incontro organizzato da Fondazione Con il Sud a Bari, al Teatro Petruzzelli, con tema cambiare il futuro, lo sviluppo possibile con il Sud. Il racconto è la condivisione di esperienze e modelli innovativi di economia civile e forme di sviluppo attualmente praticate al Sud e altrove, con una visione di cambiamento possibile e praticabile, attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni e delle comunità, con le testimonianze dirette di progetti esemplari. Intervenuto al convegno, il premio Nobel per l'economia Eric Maskin. Nel corso del dibattito è intervenuto il sindaco del comune di Bari, Michele Emiliano. Well, I think the idea is to invest, first of all, in people and invest in the places where they will be working. Italy has, and the south of Italy, has an enormous amount to offer the world. This is one of the richest places culturally and historically in any part of the world. Those special advantages can be developed and make the south of Italy rich in financial terms as well. Well, I think economic models are a starting place, but putting economic models into action is a critical step that, fortunately, the Fondazione here is taking, and that I hope others will imitate. I think the Fondazione is setting a good example for others to follow. Well, politics is a reflection of the people, at least in a democratic society. And so I think the key is to make sure that people themselves, the public themselves, understands what it takes to transform Italy, and in particular the south of Italy. Once people understand, the politicians will follow. Mettiamo insieme elementi diversi, la capacità di tenere uniti i quartieri, quindi di welfare, la capacità di tenere insieme la cultura come elemento di promozione umana che costruisce una nuova visione dell'economia che dà senso alla vita e costruisce la felicità individuale e quella collettiva. Un'operazione complessa che è politica, eminentemente politica, perché tutte le volte che ci dimentichiamo che la politica non serve ai politici a far carriera e non serve neanche ai cittadini solo per spostare un cassonetto sotto casa, ma a prevedere il futuro, ecco, in tutti quei casi noi cominciamo a tracciare la strada che impedirà in futuro di cadere nella situazione nella quale attualmente ci troviamo.